Grazie, come abbiamo già detto, questa è una tavola rotonda per cui invitiamo tutti i nostri colleghi veramente a fare domande o considerazioni e così ampliamo le nostre esperienze. Dovrebbe partire. Ok, questo la saltiamo. Allora, credo che nel calcio la parte fondamentale sia la precisione. Quello che fa veramente la differenza sono le piccole cose, sono i dettagli. Molto spesso non diamo troppa importanza, ma credo che il calcio si muove attraverso una forma che io direi prevalentemente tecnica. Dobbiamo un po' riguardare alcuni aspetti. Io credo che nella valutazione di quello che sono i calciatori, per cui di quello che è il calcio, noi dovremmo pensare in termini tecnici. Vedo se riesco a spiegarmi meglio, vale a dire che più alta è la qualità tecnica, più importanti sono i pensieri tattici. Più è bassa la qualità tecnica, meno importante l'aspetto tattico. Non ho mai visto calciatori che tecnicamente sono scarsi e hanno anche una grandissima visione tattica. Ho visto esattamente il contrario, calciatori che hanno qualità tecniche molto elevate, hanno anche idee, immaginazioni molto importanti. E tutto questo parte da un aspetto tecnico che è la precisione su tutto quello che noi facciamo. Per cui sono i dettagli che si avvicinano alla perfezione, ma la perfezione non è un dettaglio. Se si parla di allenare, significa migliorare le capacità del singolo in funzione della squadra. Il singolo deve essere sempre in funzione della squadra, mai in funzione di se stesso, perché sennò poi porterebbe pochi frutti alla squadra. Per cui per migliorare le capacità dobbiamo avere molta attenzione, dobbiamo anche allenare il singolo. Questo non vuol dire che dobbiamo dividere. Per migliorare le capacità del singolo, dobbiamo anche ogni tanto, far sì che il lavoro sia anche un lavoro individuale. Magari, che ne so, vediamo quando metterlo questo lavoro individuale. Però credo che più la qualità del singolo è elevata, più le qualità della squadra sono elevate. Poi c'è questo signore che ha detto una cosa che io voglio condividere con voi, che il successo non è mai un caso, ma è un duro lavoro, soprattutto amore per quello che stai facendo. Lui parla di amore, non parla di passione. E la passione molto spesso si dà per scontato. Tutti quanti noi sentiamo abbiamo le passioni. Le passioni per qualunque cosa che andiamo a fare. Bene, le passioni ce l'hanno anche i tifosi, tutti hanno le passioni, ma per quello che noi andiamo a fare, per quanto riguarda gli addetti al gioco del calcio, calciatori, allenatori e tutte le persone che circolano nel mondo del calcio devono avere un amore. Un amore e devono dare grande dedizione. Un amore dove ogni giorno deve diventare più grande. Questo è quello che penso, poi probabilmente, magari, forse potrà essere discutibile. Filosofie e obiettivi generali nel calcio. La tecnica e la tattica, gli altri fattori che della prestazione calcistica. E dunque, quando si parla di tecnica e tattica individuale, si va immediatamente a quello che è la forma più piccola della situazione di gioco, vale a dire l'uno contro uno. Ci sono tantissime forme di uno contro uno e nel calcio avvengono, in una partita di calcio avvengono continuamente i duelli, duelli che durano pochissimo, talvolta durano veramente pochi secondi, ma quanto più si vincono duelli, quanto più la propria squadra ha la possibilità di poter fare azioni offensive o migliorare la fase difensiva. Ci sono molte forme di duelli. Duelli frontali, laterali, duelli di spalle. E credo che per conoscere bene questo, per far sì che i nostri calciatori possano essere bravi a risolvere queste situazioni, dobbiamo allenarle. Dobbiamo sapere cosa vuol dire fare un duello laterale, anche perché nel calcio
I duelli laterali vuol dire che il difendente affianca il possessore di palla. Questo è un duello laterale, è quello che in percentuale in partita avviene di più. Poi ci sono i duelli frontali, nei duelli frontali possono essere divisi in tre parti. Una parte si chiama si dice che è con la palla in ferma, dove la palla è ferma, c'è cioè però un possessore e un difendente. Cosa fa il difendente e cosa fa il possessore? Per cui chi è che decide di fare la prima azione? Poi c'è sempre in duello frontale, quando la palla è in movimento, come si difende il difendente, i suoi appoggi dei piedi dovranno essere fondamentali, per cui le corse speciali nel calcio sono uno degli aspetti determinanti, che a mio modo di pensare gli appoggi dei piedi e le corse speciali vanno fatte fare quando il ragazzo è giovane o quando è bambino, anche perché altrimenti fatte fare quando un giocatore è grande diventa abbastanza complicato. Ci sono degli aspetti biomeccanici che poi credo che sia abbastanza difficile modificare. E poi c'è il duello frontale quando il possessore arriva in velocità. Cosa si fa in un duello frontale? Cosa fa il possessore e cosa fa il difendente? Ecco, questi sono aspetti che chiaramente non sto qui anche perché poi io mi auguro e sono convinto che la platea, coloro che ascolteranno, hanno senz'altro immaginazione. Io provo attraverso le parole a far sì che qualcuno possa immaginare quello che io sto dicendo. La cosa più importante, però, io so che la parte pratica adesso non la possiamo fare, e per cui spero di essere abbastanza chiaro. Dopodiché si passa a quello che è l'aspetto della collaborazione o cooperare. Nel 2 contro 2, sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, esistono questi due aspetti della collaborazione e della cooperazione. Come si difende, come ci si lega al nostro compagno e come si collabora, ad esempio, in fase di possesso con il nostro compagno. Poi ci sono altre due forme che sono l'uno contro due e il due contro uno, vale a dire un difendente contro due attaccanti, due difendenti contro un attaccante. L'uno, in questo caso, è l'aspetto altamente decisionale. Mentre i due chiaramente dovranno collaborare, l'uno prende altamente decisioni, per cui saprà lui come decidere. Tutto questo chiaramente va provato, va fatto fare, se vogliamo che i nostri calciatori possano avere delle competenze. Nella tattica di squadra ci sono dei principi collettivi, che attraverso questi principi si sviluppa poi tutto quello che è il gioco del calcio. Ad esempio, bisogna garantire l'utilizzo dell'ampiezza del terreno di gioco. Nel calcio spagnolo, per molto tempo, ma tuttora, e non solo il Barcellona, per molto tempo, un passaggio in sicurezza era una palla che andava in apertura sulle fasce laterali. Vale a dire che coloro che non erano in possesso di palla, i compagni che non erano in possesso di palla, sicuramente garantivano sempre un appoggio laterale, per cui garantire tutta l'ampiezza del campo ci permette di ad esempio, un mantenimento del possesso di palla. Oddio, scusate. Cercare di costruire linee di gioco non piatte, vale a dire non stare sulle stesse linee, formare possibilmente delle linee, cioè dei giocatori devono stare su linee diverse, formare dei triangoli mobili, ad esempio. Oggigiorno si sente continuamente che nel calcio si formano delle figure geometriche. Ho sentito ultimamente tante figure, il pentagono, si lavora sul pentagono, sull'esagono, cose di questo genere. La realtà è che se in un fermo immagine si possono trovare talmente tante figure. Ma nel gioco del calcio quello che conta realmente è formare dei triangoli mobili. Credo che è la figura geometrica dove si ritrova più frequentemente. Cercare di costruire linee di gioco non piatte vale a dire che il possessore ha sempre molto più opportunità di gioco e nell'eventualità in cui dovesse perdere la palla ha opportunità di recuperarlo, per cui di non far superare un numero di giocatori più alto. Curare gli sviluppi verticali non prevedibili di gioco.
il gioco del calcio ha una funzione, quella di dover andare a fare, coloro che sono in possesso devono andare a fare gol, per cui è la ricerca continua di passaggi in verticali. Talvolta per poter fare un passaggio in verticale importante dobbiamo prima lavorare in ampiezza, ad esempio. Non prevedibili vuol dire questo, che dovremmo avere calciatori imprevedibili. I calciatori imprevedibili sono quei calciatori che hanno alte qualità tecnico-tattiche. A mio modo di pensare, il possesso di palla è un presupposto fondamentale, ma non fine a se stesso. Il possesso di palla ha molti obiettivi. In una proposta, nel possesso di palla, il possesso di palla nasce senza direzione di gioco. Se non ha direzione di gioco, potrebbe avere dei limiti, vale a dire che coloro che sono in possesso di palla si migliorano le qualità dal punto di vista individuale, per cui le qualità tecniche, coloro che non hanno il possesso di palla, per poterla recuperare molto spesso, se non si organizzano, trovano difficoltà a organizzare la palla. Per cui questo potrebbe essere un fine, ma credo che oggigiorno i possessi di palla molto spesso sono orientati, hanno una o doppia direzione di gioco, probabilmente è quello che avviene più frequentemente in partita. Il possesso di palla è quello che migliora i ritmi di gioco, per cui credo che come proposta sia una proposta fondamentale. È funzionale ai ritmi della partita. E credo che questo valga quello che è uscito adesso. Il fatto di imparare ad attaccare gli spazi stretti e difendere gli spazi larghi credo che sia un presupposto fondamentale, anche chiaramente anche per una prima squadra, ma fondamentalmente penso che nel mondo giovanile, se vogliamo migliorare le individualità, dobbiamo imparare a giocare in spazi stretti, per cui è lo spazio che ti determina il modo di giocare, perché è non soltanto le qualità tecniche, ma se io gioco in uno spazio stretto probabilmente devo giocare velocemente la palla. E difendere gli spazi larghi vuol dire ritrovare continuamente i duelli. Per cui io, per rendermi conto delle qualità di un giocatore, devo vederlo quando è in un duello, quando è da solo. E molto spesso, ad esempio, si valutano calciatori, che ne so, quando le squadre sono molto stanche, che si allungano e si allargano gli spazi, si vedono spesso molti duelli. È lì che si vedono realmente le qualità dei calciatori, sia in fase di non possesso che in fase di possesso. Sì, soprattutto per difendere con 50 metri di profondità alle spalle. Senz'altro, anche quell'aspetto lì, per cui il saper difendere alle spalle, come si può difendere, come si può togliere la profondità oppure dare profondità. Le transizioni, beh. Noi, ad esempio, parliamo spesso di due forme di transizione. La transizione dovrebbe essere quanto più vicina allo zero, cioè il tempo che passa da una fase di possesso a non possesso e viceversa. E magari noi abbiamo diviso in transizioni negative e transizioni positive. La transizione negativa